Piana dell'Entella, mercoledì ripartono i lavori. Le ruspe restano ancora ferme, ma sono arrivate delle lettere ai proprietari delle aree che annunciano la ripresa della bonifica bellica dopodomani. Già l'anno scorso, sempre ad agosto, l'inizio dei lavori a sorpresa. È giunta via mail comunicazione ufficiale da parte di Città Metropolitana di Genova ai proprietari dei terreni della Piana dell'Entella, nella zona tra il Ponte della Maddalena e via Garibaldi a Lavagna, della ripresa dei lavori prima di preparazione dell'area di cantiere, poi di bonifica bellica su tali terreni. A dirlo è il portavoce del comitato Giù le mani dal Fiumentella, Giovanni Melandri, che aggiunge: tale comunicazione indica la data di inizio lavori il 3 agosto, che riguarderanno pertanto l'intera piana interessata dal primo lotto dei lavori per la mitigazione idraulica, consistenti principalmente nei noti muraglioni d'argine. Con tale comunicazione si richiede che tali zone siano rese libere e accessibili per l'esecuzione dei lavori. Su tale area è pendente l'iter amministrativo di apposizione del vincolo paesaggistico a seguito dell'avvenuta pubblicazione della relativa proposta, per cui, prosegue Melandri, sono applicabili le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio riguardanti la tutela dell'area, con divieto di interventi che possano compromettere i valori dei beni che si intendono preservare. Invitiamo, conclude il portavoce del comitato Giù le mani dal Fiumentella, la cittadinanza alla massima sorveglianza sull'esecuzione dei lavori, avvisando le autorità competenti nel caso ne ricorrano i presupposti. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno denunciato un ciclista che, ubriaco, ha investito un pedone. È successo sabato sera. I militari, impegnati in un controllo del territorio per evitare le stragi del cosiddetto sabato sera, hanno denunciato altre due persone, sempre per guida in stato d'ebbrezza. Il secondo caso è avvenuto a San Salvatore di Cogorno. Un giovane di 20 anni, di nazionalità marocchina, è stato denunciato dopo aver provocato un incidente. Il ragazzo, privo di patente, è andato a sbattere contro un'altra automobile posteggiata. I militari lo hanno sottoposto a test alcolemico e lo hanno scovato con un tasso superiore al doppio previsto dai limiti di legge. Infine, è stata denunciata una donna di 40 anni trovata ubriaca a bordo di una moto. Pesca eccezionale di pregiate ricciole nel Mar Ligure. Oltre 200 quintali di questa specie di pesce dalla carne bianca sono finite nelle reti di due lampare di pescheggi gestite da pescatori professionisti. Le eccezionali catture sono avvenute nel fine settimana nel tratto di mare tra Genova e le Cinque Terre. Le ricciole sono finite nelle reti dei pescherecci Lupa di Sesto Levante e L'Aquila Pescatrice di Genova. Oltre 200 quintali di ricciole nelle reti di due lampare di pescherecci liguri. Si tratta, secondo i pescatori della zona, di una delle più cospicue catture dell'ultimo decennio. Un grossista di Casazza Ligure ha ritirato l'intero pescato, che è stato venduto in tutta la Liguria e in Alta Toscana e sui mercati di Torino e Milano. Il grossista ha pagato il pesce 18 euro al chilo per rivenderlo a 25 euro. Ai consumatori non costerà meno di 30 euro. Santa Margherita Ligure ha vietato sexy shop, money transfer, lavanderie o distributori automatici, phone center, fax internet point, sale giochi, compra oro e centri massaggi sul fronte mare nel centro storico. Questo con l'intesa adottata nell'ultimo consiglio comunale e condivisa con Regione Ligure e Camera di Commercio, sentita la sovrintendenza e le associazioni di categoria. L'intenzione della nostra amministrazione comunale è di favorire un importante intervento di recupero del tessuto commerciale, facendo leva sugli strumenti che il legislatore ci ha messo a disposizione, con particolare riferimento alla possibilità di prevedere il divieto per l'esercizio di attività commerciali all'interno di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, dice l'assessore comunale Valerio Costa.
Nel contempo c'è la volontà di premiare le produzioni locali nonché la promozione dei marchi di qualità. Grande successo ieri sera dalla Baia del Silenzio per la barcarolata di Sesto Levante. Sono state 9 le imbarcazioni addobbate che hanno dato via alla sfilata presentata da Massimo Santimone. Il via, accanto allo speaker di Radio Aldebaran, lo ha dato il sindaco della città dei Due Mari, Valentina Ghio, a bordo dell'Eudo Nuovo Aiuto di Dio. L'attrice Lisa Galantini e la cantautrice Giua, in parole e musica, hanno raccontato la storia della barcarolata, evento nato negli anni 50. L'edizione di quest'anno, senza giuria e classifica, ha visto sfilare i Pilani, la ballata del coccodrillo, Maya and the Honest Man, il circolo pescatori Portobello, Acaladda, Andrea del Pontiletto con i bambini dei bagni Liguria, i Quaraquanauti, la Lampara e Michelino Michele Manzi. Un grande applauso prima della chiusura con i fuochi d'artificio che hanno illuminato a giorno Portobello, ha accolto anche l'equipaggio della Lega Navale Italiana di Sesto Levante, vincitore dell'ultimo palio marinaro del Tiguglio. È stato attivato il nuovo ascensore della stazione ferroviaria di Sesto Levante che collega il piano strada con il sottopassaggio di accesso ai binari. Era fuori uso dallo scorso autunno. Soddisfazione viene espressa dal consigliere regionale Claudio Muzio che nello scorso maggio aveva presentato sul tema un'interrogazione alla giunta regionale di Giovanni Toti. La situazione, evidenzia l'ex sindaco di Casalza Ligure, ha creato pesanti disagi alle persone disabili con problemi di deambulazione, agli anziani e alle mamme con passeggino. Molti di loro, infatti, senza questo servizio sono stati impossibilitati a raggiungere il sottopasso. Intanto cambia per ammodernarsi il sistema di informazione ai viaggiatori che Rete Ferroviaria Italiana ha nella stazione della Città dei Due Mari. Con un investimento di 600.000 euro sono previste 26 nuove apparecchiature periferiche installate nei locali aperti al pubblico e sui marciapiedi della stazione di Sesto Levante, con 9 nuovi monitor a LED, 12 teleindicatori sui marciapiedi e 5 nel sottopasso. Come spiegano dalle ferrovie, il nuovo impianto, attraverso il dialogo costante con i sistemi informatici di gestione e controllo, mostrerà messaggi sempre aggiornati secondo l'andamento della circolazione dei treni. Al consigliere comunale di minoranza Nicola Orecchia, critico verso le nuove dotazioni di spray urticanti e carabine a chiavari, replica il presidente del consiglio comunale Antonio Segaleba, secondo il quale le modifiche servono a rendere più efficaci le azioni a tutela della sicurezza dei cittadini. Abbiamo ascoltato, prosegue Segaleba, le moltissime lamentele dei chiavaresi per la presenza di persone che chiedono denaro davanti alla cassa automatica del parcheggio Assarotti, davanti ai parcometri ed alcuni esercizi commerciali. Sono diverse le lamentele che ci sono pervenute per la presenza di gruppi di persone, sempre le stesse, che bivaccano nei giardini pubblici o che si accampano in colmata a mare. In questi anni, prosegue Segaleba, abbiamo fronteggiato insieme alla Polizia Municipale e ai servizi sociali tali fenomeni per ridurli o contenerli, ma spesso con risultati non soddisfacenti. Più volte gli aiuti proposti non sono stati accettati e le sanzioni emesse sono state inutili. Per questo motivo è stato approvato uno speciale regolamento di polizia locale che consente, in caso di reiterazione del comportamento vietato, di segnalare la persona alla prefettura e alla questura che potranno emettere un ordine di allontanamento che, in caso di violazione, avrà rilievo penale e non più amministrativo. Se ci pensi bene, Monte Girfo è un'isola. Un'isola fatta di rose e di fiori, un'isola fatta di mille colori, un'isola fatta per noi. Per noi. Se ci pensi bene, Monte Girfo è favola.
favola fatta di mille silenzi, è favola fatta di mille momenti, è favola fatta per noi, per noi. Quattro salti in compagnia, lì davanti all'osteria, e la gente si riunisce, e parlando del raccolto, della terra avvolta ingrata, dove poi tutto finisce in una grossa brindata. E la notte all'improvviso ci sorprende di soppiatto, ricordandoci che è l'ora di portare il corpo stanco nel giaciglio a riposare, dove canta la civetta ed il gufo sta a guardare. Se ci pensi bene, Montegirfo è amico, sai, è amico fatto di mille momenti, è amico fatto di mille silenzi, è amico fatto per noi, per noi. Parliamo di Ezio Garbarino, abitante di Montegirfo, grande artista, anche se lui ha una modestia eccessiva. No, non è artista. Sono qui le coppie di artisti, sono quelli che lavorano per una volta. Siamo qua anche questa sera a Montegirfo, grandi Montegirfo hanno organizzato una mangiata per tutti gli amici e siamo in tantissimi e si sta bene, anche il clima è fresco, perciò come sempre sono al top, sono una comunità molto unita e che organizzano questa festa in modo molto molto originale e bello. E a Favale avremo la prossima festa, sarà la Sagra del Vino Bianco, 13, 14 e 15. E vedo che in giro quest'anno c'è molta voglia di uscire, c'è molta voglia, dopo tanto essere chiusi in casa, di stare in compagnia, e a tutte le feste c'è gente, stasera ce n'è tantissima e anche a Favale ci sarà senz'altro tantissima gente, e invito tutti quelli che sentono a venirci a trovare, perché queste feste uniscono le persone, fanno stare bene insieme e servono poi per la comunità, in questo caso per la parrocchia, a Favale per l'asilo e per le feste poi patronali del Rosario, perciò e sono tutte basate sul volontariato, perciò è una cosa spontanea che la gente fa volentieri e speriamo che continui così. Il paese è diviso praticamente, due terzi è del comune di Favale e un terzo è nel comune di Lorsica. Perché praticamente Montegirfo in teoria si potrebbe collegare a Verzi direttamente, no, perché si rimane sullo stesso costone. E niente, siamo qua questa sera a questa bellissima festa organizzata da tutti i volontari della frazione qua, una serata spettacolare, una temperatura divina e niente, speriamo che continuino a tramandare questa bellissima tradizione di questa festa, merita molto. Nel comune di Lorsica il 12 di agosto abbiamo una serata di tango con un gruppo di ballerini di Chiavari, e c'è una pericena, bisogna prenotare, ci trovano tutte le informazioni su Facebook. Vagabondo, qualche santo mi guiderà.
stasera siamo ospiti qui dalla famiglia da Raimondo Monteghirfo. Poi mi scoprono. In occasione 30 luglio 22, in occasione della Madonna del Carmine, abbiamo fatto una bella festicciola. Questa è la parte 2, il dopo festa, che naturalmente finisce sempre in una tavola imbandita con mille cose. Adesso ormai l'abbiamo. E dammela, 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 dammela ancora una volta, sarà per l'ultima volta, poi non te la cercherò più. Cosa bella che ho avuto dalla vita, e il tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Facciamo respirare la Sabrina, intanto facciamo vedere l'esercizio fondamentale. Abbiamo fatto l'allenamento a intervalli, la camminata tecnica con l'ausilio della F-Band, con la nostra unione di box, danza e marcia, e camminando ovviamente. E ora andiamo a fare una serie di esercizi invece di tonificazione, e poi chiuderemo con la nostra parte di meditazione. Oggi è venuta Leonilde da Modena con le sue campane tibetane. Vibra! Veloce, 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 veloce! Na India, aqui na favela, aqui no morro, aqui na seca, aqui na terra, tem muito. Belle, eleganti, come dei fenicotteri, vi voglio vedere. Bravissime. E stendo. Pianino, poco poco. Piccolo, piccolo. Brave. Guarda, sti fenicotteri stamattina hanno invaso il prato della cipolla. Bravissime. Facciamo la stessa cosa a terra. Però tira ancora di più con le braccia. Brava. Piego la gamba davanti. Tieniti all'albero e sali. Guarda, c'ho anche, guarda che belle foglie. Un po' per tutti. Sono un albero figo o no? Vai, vai Sabri, bravissima. Ovviamente poi da qua possiamo fare anche il ballerino all'albero e il ballerino esterno. Facciamo stretching, ci allunghiamo e ci allunghiamo. Allungo. Yeah.
scaricati l'app di Camminata Metabolica sul tuo telefono e scopri tutte le lezioni e tutti gli eventi vicino a te e in tutta Italia. Noi ti aspettiamo a Chiavari, a Lavagna e poi alla prossima volta qui a Santo Stefano d'Abete.